Ritrovati cattolici dintorni. In apertura oggi vi proponiamo uno speciale sull'Open Day edizione invernale che si è svolta sabato scorso. Centinaia di studenti hanno affollato le presentazioni dei corsi di laurea ed ascoltato le testimonianze di chi già lavora. Vediamo insieme il servizio. Ma che facoltà stai guardando oggi quell'Open Day? La facoltà di psicologia oppure di lingue straniere. Perché proprio l'Università Cattolica? Non so, me ne hanno parlato molto, poi ma sì, vedendo il sito e così mi è sembrato interessante. Perché è una facoltà di cui mi hanno parlato bene sia i professori che comunque gli studenti, per cui l'ho trovata abbastanza interessante. Ma perché è vicino a casa e poi ne hanno parlato bene e siamo venuti a vedere un po'. A che facoltà siete interessate? No, quella di lingue, scienze linguistiche. Anch'io scienze linguistiche. Perché proprio in Cattolica? Ma guardando un po' su internet, ho guardato i vari programmi, mi è molto piaciuto e anche per la comodità, comunque siamo di Cremona, quindi è molto comodo col treno. Che aspettative hai su questa università? Spero che insomma mi formi bene per ciò che riguarda le lingue, la conoscenza, anche lo studio delle culture straniere. Perché proprio in Cattolica? Cattolica perché comunque vicino a casa, è qui a Brescia e macchina o a piedi, comunque pullman, faccio presto ad arrivarci. E in che modo hai sentito parlare dell'Università Cattolica fino ad oggi? Beh, l'università l'ho saputa tramite informazione personale, tramite web e poi comunque ho sentito parlare. Le tue aspettative su questa università quali sono? Spero che riesca a formarmi e riesca comunque a integrarmi nel mondo del lavoro. Siete già convinte sulla Cattolica o siete venute per l'Open Day per farvi convincere? No, per farci convincere, ne abbiamo tante da vedere, una delle tante questa. E perché proprio in Cattolica allora? Siamo di Brescia, quindi è la più vicina e poi io perché mia mamma l'ha fatta, quindi comunque una buona opinione. A che facoltà siete interessate qui in Cattolica? Psicologia, scienze dell'educazione. Avete appena sentito la presentazione su queste facoltà, com'è stata? È interessante, mi ha schiarito molto di più le idee rispetto a prima. Ti ha aiutato nel tuo orientamento? Sì, perché ho capito meglio gli sbocchi professionali che potrei avere. Perché proprio in questo ateneo? Ho sentito parlare da amici e parenti di questa buona facoltà e allora mi sono interessata e visto che frequento già una scuola superiore Sacro Cuore, allora ho deciso di continuare su questa scia. Hai sentito parlare bene dell'Università Cattolica? Sì, però non ne ho sentito parlare molto, sinceramente, quindi spero che l'Open Day mi chiarisca un po' le idee. Ma diciamo che sto cominciando a tastare il terreno perché non ho ancora le idee ben chiare e quindi ci sto provando, diciamo, a vedere un po' di tutte le opzioni. Hai sentito parlare dell'Università Cattolica? Sì, anche perché alcuni amici la fanno, non nella sede di Brescia ma di Milano e quindi me ne hanno parlato. Siete già convinte quindi di iscrivervi o l'Open Day vi dovrà convincere ancora un po'? Sì, aiuta l'Open Day, almeno ci chiarisce un po' le idee. Ci deve convincere ancora un po', ho un po' di idee in testa. Stabilire la forma fisica di un atleta o di un giocatore e prevenirne gli infortuni? Un aiuto arriva dalla matematica con i sistemi a logica Fazzi. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta. Professor Schiavina, questi sistemi esperti, ovvero questi modelli matematici che lei ci spiegherà ora, come possono essere di aiuto anche nel campo del calcio? Nel caso specifico che stiamo guardando, questo sistema esperto è in grado di dire se un giocatore è in forma, se un giocatore è a rischio. Ecco, quindi questo è l'aspetto di questi strumenti, che sono degli strumenti matematico-informatico, che sono in grado di valutare delle situazioni come le valuterebbe un esperto. La logica Fazzi è un'evoluzione della logica aristotelica. La logica aristotelica è una logica binaria, per cui uno è alto o è basso, uno è giovane o è vecchio. E quindi c'è quello che si chiama il principio del terzo escluso, cioè se uno è alto non è basso. Invece nella realtà noi certe volte abbiamo dei grossi dubbi nel valutare questi elementi. Questo dubbio, questa incertezza
è quello che affronta la logica a fasi. L'incertezza è tutt'altra cosa della probabilità. La probabilità è qualcosa che capiterà nel futuro. L'incertezza è quella che viviamo in questo momento. Io sono sicuro che lei è incerta dopo che le ho detto queste cose, e quindi la logica fasi è in grado di misurare questa incertezza, che è la corrispondenza del dubbio che ognuno vive tutti i giorni, perché la realtà non è bianco-nera ma è grigia. Quindi questa evoluzione della logica tradizionale è in grado di rappresentare tutti i gradi di grigio che ci sono nella realtà. Dottor Pertini, lei nel preparare la squadra di calcio del Cagliari utilizza il metodo ideato dal professor Schiavina. Come l'ha trovato? L'ho trovato utile. Abbiamo studiato questo sistema che mi dà ottime indicazioni soprattutto sull'efficacia del lavoro svolto, quindi su quelle che sono poi le risultanti del lavoro fatto settimanalmente, utilizzando dei test che normalmente vengono utilizzati da quasi tutti i preparatori fisici, che però quasi nessuno, forse anzi penso nessuno, abbia la possibilità poi di metterli insieme e avere da tanti dati, avere delle informazioni che poi risultano essere utili sia a me nel modulare i vari interventi di allenamento, sia all'allenatore poi per fare delle scelte. Quindi qual è il valore aggiunto di questo software Fuzzy Player? Il valore aggiunto è il fatto di riuscire ad avere un assistente oggettivo che mi mette in condizione di liberarmi dell'interpretazione soggettiva, che tende sempre a mettere in evidenza magari solo le parti positive, perché è una forma di salvaguardia del proprio lavoro, mentre lui è lui, nel senso il sistema è un sistema oggettivo. A Regola d'arte di Paolo Bolpagni, che ci parlerà di Henri Matisse. Regola d'arte, benvenuti. Henri Matisse è uno dei grandi protagonisti delle avanguardie, amico rivale di Pablo Picasso. Henri Matisse è stato colui che ha inventato sostanzialmente le avanguardie, protagonista dell'espressionismo francese, nato nel 1905. Era un signore timido sostanzialmente, Henri Matisse, ma fece una grande rivoluzione, la rivoluzione attraverso la quale il colore si rese autonomo dal concetto di rappresentazione. La sua pittura inizialmente è influenzata evidentemente da tutto ciò che c'era prima di lui, ma già nel 1904 Henri Matisse realizza un'opera incredibile, Lusso, calma e voluttà. Sembra quasi un programma di vita, in realtà riecheggia quel vagheggiamento di un'età dell'oro che era stato già fatto proprio da Charles Baudelaire nella poesia. Questo dipinto è veramente straordinario perché i colori sostanzialmente non sono più naturalistici, non servono a rappresentare, ma servono a esprimere una visione della vita, a esprimere una visione dell'arte, attraverso una tecnica che però in questo caso è ancora riferita o comunque derivata dal post o dal neo-impressionismo. Ma il passaggio sarà subito molto brusco e ulteriore, perché di lì a un anno e mezzo nascerà appunto La gioia di vivere, un altro dipinto programmatico ma nel quale il colore, per così dire, si rapprende e quindi non è più steso a piccoli tocchi ma a campiture. Campiture che denotano, campiture che suggeriscono appunto una età dell'oro, un'età della gioia di vivere. La gioia di vivere, l'armonia, la pace, la serenità, il godimento, il piacere sono il vero nucleo della produzione, della poetica, dello stile di Henri Matisse, che di lì a poco realizzerà un'opera veramente eccezionale come La danza, un'opera del 1909 che rappresenta un momento di sintesi estrema.
pochissimi colori, il blu del cielo, il verde del prato, il rossastro bruno di questi corpi nudi che danzano in questo ritmo vorticoso e dionisiaco, il massimo del risultato espressivo con il minimo dei mezzi. La vita di Matisse poi sarà molto lunga, perché lui morirà nel 54, ma sarà sempre vivacissima la sua creatività. E alla fine della sua vita, nel 1951, Matisse porterà a termine un'opera straordinaria, la Cappella del Rosario di Vons, in Provenza, un progetto di decorazione complessiva di questo spazio liturgico, in cui la sua idea di esaltazione della vita, della bellezza, della luce e del colore si ammanta anche di una patina di spiritualità, una spiritualità veramente unica, particolarissima, e che ci insegna a vedere il mondo con gli occhi incantati di un bambino di nome Matisse. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre venerdì alle 20.45 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.